Sai chi diceva? Un grande presentatore diceva la numero 3. Chi è? Ah, bravo. Grazie. Il compianto. Ma sì, ma non aveva bisogno del suggerimento, adesso subito tu. Vuoi venire, ti vuoi vestire da donna e vieni qua che ti intervisto? Allora, senti un po', arrivi da? Trieste. Trieste. Non l'hai detto male, non l'hai detta male, perché sbagliando avresti potuto dire Trieste. No, no, hai detto Trieste, non era male. Senti un po', che fai nella vita? Studio. Studi cosa? Università o liceo? Liceo, cioè Galvani. Ah, Galvani. Ma sei giovane ancora, quanti anni hai, scusa? 17. Ah, 17 anni. Come ti è saltato in testa ad essere qua stasera? Sono curioso. Mi hanno contattato su Facebook. Ah, e ti hanno detto bene che sì, hai qualche caratteristica buona. Ecco, perché dovete sapere che nella sua idea Gio Rivetti non cerca la donna perfetta, perché anche se una ragazza non è fisicamente perfettissima, può avere uno sguardo, un viso interessante, quindi anche se non sfiderà e non farà la modella, potrà fare del cinema, potrà fare tante altre cose. Quindi non limitiamo mai il concorso alla semplice bellezza statuaria, ma cerchiamo di vedere anche come la ragazza, come la sua simpatia, come anche la sua intelligenza, se possibile, come il suo sguardo, ecco, tante piccole caratteristiche. Adesso io ti lascio, così. E mi raccomando, quando lo dico anche alle altre ragazze che devono ancora venire su questo palco, che non c'è, però immaginiamo un palco, cercate sempre, quando l'obiettivo vi inquadra, state serene, cercate di essere voi stesse, perché qualche volta succede che l'emozione vi fa venire una sorta di terrore dipinto negli occhi. Ciò non deve essere. Prendetela come un gioco, state rilassate, sorridete, soprattutto sorridete. Ecco, non state imbronciate, divertitevi. È un gioco e solo questo può portare bene. Vediamo se eseguite i miei consigli, vai. Bel sorriso. Il pensiero che c'è umiltà. A posto? Grazie.